La sicurezza stradale si è data appuntamento a Roma, all'Istituto Superiore Antincendi, per riunire allo stesso tavolo i principali interlocutori sul tema della sicurezza. Avere a uno stesso tavolo Forze dell'Ordine, Fondazione ANIA, rappresentanti nazionali del Parlamento ed enti locali come la Regione, l'ASTRAL, che si occupano soprattutto di questo, significa affrontare il tema in maniera interdisciplinare e quindi come sensibilizzazione a livello complessivo. Quando si mette alla guida di macchine e motorini è importante anche un momento di riflessione come quello di oggi. Ci si rivolge soprattutto ai più giovani, individuando nell'alta velocità, ma soprattutto nella guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, le principali cause di incidente. Una delle criticità a cui il nuovo disegno di legge sulla sicurezza stradale riserva particolare attenzione, ma non solo. Prevediamo alcune delle norme che abbiamo ritenuto principali come modifica al codice della strada. Lei ricordava quella che va nella direzione di usare i soldi dei nostri concittadini per violazione del codice della strada, nell'aumentare i controlli, nel formare i nostri giovani fin dalle scuole elementari e medie sulla formazione della sicurezza stradale che riteniamo fondamentale e anche nell'ammodernare la segnaletica stradale. Per quanto riguarda il tema delle autovelox, noi diciamo l'istituzione locale può mettere l'autovelox nelle strade che manutiene. Un impegno comune in cui svolge un importante ruolo di coordinamento l'Osservatorio per l'Educazione Stradale e la Sicurezza nella Circolazione della Regione Lazio. L'Osservatorio regionale raduna i tanti settori che nell'istituzione della Regione Lazio si occupano di sicurezza stradale, ma è anche un luogo in cui la Regione si apre alla comunità. Infatti ne fanno parte associazioni sensibili al tema, ne fanno parte l'ANCI, l'UPI, i vigili del fuoco, i vigili urbani. Una delle indicazioni che l'Osservatorio ha dato alla Regione Lazio è quella di avviare e di intensificare una campagna di comunicazione sui temi della sicurezza stradale, ma anche dell'educazione stradale, un approccio non soltanto mediatico ma di incontro nei territori. In queste 25 piazze comuni del Lazio, in cui appunto sta circolando questo track con delle prove pratiche dove i ragazzi potranno sperimentare direttamente cosa significa non adottare dei comportamenti corretti alla guida. Un tour che si concluderà a Roma. Stiamo aspettando dal sindaco Alemanno un luogo idoneo per l'incontro dei giovani e delle famiglie nella nostra città. www.sicurezzastradalelazio.it è invece l'indirizzo giusto per partecipare al concorso riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Per inviare proposte e progetti c'è ancora tempo fino al 20 maggio.